Questo è un libro che parla dei diritti e doveri delle donne nell'Islam. Si potrebbe pensare che le donne nell'Islam non abbiano diritti, oppure abbiano solamente il diritto a stirare, il diritto a cucinare, il diritto a lavare, e invece no. Qui vengono elencati diversi diritti, come il diritto a perseguire la conoscenza, il diritto a scegliere il proprio marito, diritti matrimoniali, sociali, politici, economici. Non ve l'aspettavate, vero? Nemmeno io. Ma cerchiamo di capire meglio in cosa consistono questi diritti. Il diritto a perseguire la conoscenza. Nell'Islam perseguire la conoscenza è molto importante. Il profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, infatti disse: la ricerca del sapere è un obbligo per ogni musulmana e musulmano. E infatti nella storia islamica Aisha, che era moglie del profeta Muhammad, era considerata un punto di riferimento per la conoscenza religiosa e medica. Era una grande sapiente al quale tutti si affidavano e da cui imparavano, pure gli uomini andavano ad imparare da lei. Inoltre, oggigiorno, una tra le persone più in gamba che insegnano l'Islam in Italia è proprio una donna, la professoressa Francesca Bocca, diritto di scegliere il proprio marito. In un'occasione il profeta Muhammad disse che una donna non può essere data in matrimonio senza il suo consenso. Modo per capire se qualcosa c'entra realmente con l'Islam o meno, è importante consultare le fonti dell'Islam, che sono principalmente il Corano e la vita e i detti del profeta Muhammad, che, come abbiamo appena visto, vanno nettamente contro l'idea di costringere qualcuno a sposarsi con qualcun altro. Diritti sessuali. Può sembrare strano, ma in una coppia musulmana il marito ha il dovere di soddisfare la propria moglie sessualmente e cercare di farla godere il più possibile. Quali sono i diritti delle donne nell'Islam? Anzi, la vera domanda è: ma davvero le donne hanno diritti nell'Islam? Ma da quando? Scopriamolo assieme.